Ci mancava poco per ingranare la quinta, però è arrivato quel colpo di testa di Seter alla fine. E si chiude con un pari. Sì, eh, diciamo che nella situazione del gol potevamo fare meglio e Per quanto riguarda invece nel complesso la partita sapevamo che poteva essere difficile, sapevamo che potevamo soffrire anche fisicamente, però, nonostante questo, nel primo tempo eh, la squadra mi è piaciuta tantissimo, eh, siamo arrivati tre volte proprio a tu per tu col portiere, dovevamo essere più bravi perché lì si poteva chiudere davvero la partita. Non è stato così, nonostante poi un, um, un secondo tempo. Eh, magari meno brillante rispetto al primo per quello che riguarda la, la nostra squadra eh, ed, è, ed è un vero peccato perché comunque non avevamo eh, rischiato praticamente mai tranne in quell'occasione dove potevamo essere sicuramente più, più attenti a non, eh, a non concedere un gol così semplice. C'è il rammarico per questi tre punti sfumati proprio nel finale, eh, il gol è frutto della stanchezza o di un errore individuale? Eh, credo che se, se, se avessimo avuto un pochino più attenzione a metterci meglio sicuramente non l'avremmo preso eh, sicuramente la squadra a volte è sembrata anche stanca ma è normale eh, è normale che, che possa essere così dopo, dopo tre mesi di, di inattività quindi sapevamo che potevamo andare a folate però ho una fotografia, quella di aver giocato almeno un'ora, un, un tempo o un'ora in maniera normale come siamo abituati a fare. L'unico aspetto magari dove possiamo migliorare, dove possiamo migliorare tanto è nel palleggio, soprattutto quando la palla arriva agli attaccanti a gestirla nel miglior modo possibile. Eh, tra le altre cose c'è un'azione spettacolare sul gol e, e lì sono stati bravissimi gli attaccanti a gestire la palla. Ecco. In quella situazione hanno fatto di più rispetto a quello che magari hanno fatto altre volte a, a non tenere la palla. Poi per il resto credo che la squadra abbia, eh, sicuramente, poteva sicuramente meritare qualcosa in più, eh, viste, viste le occasioni create. Quanto è soddisfatto quindi appunto per questa prestazione? Eh, si poteva fare qualcosa di più? Beh, l'ho appena detto, eh, nel primo tempo, quando hai occasioni così nitide devi, devi portare a casa il risultato, devi perlomeno chiudere la partita. Eh, L'avevamo in mano, non siamo stati così bravi eh, e poi per il resto è, 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 sapevamo che avevamo di fronte comunque una, una squadra importante. Una squadra che soprattutto davanti, in mezzo al campo, c'ha forza nella, nella, nella velocità dei, degli interpreti e quindi ci potevano essere dei capovolgimenti di fronte su, su palle semplici. Eh, però eh, teniamoci questo punto, eh, quindi la squadra non, è, non ha mai mollato, questa è la cosa più importante e quindi andiamo avanti così. Eh, fortunatamente finalmente abbiamo fatto una partita e quindi penseremo e pe pensiamo alla prossima. Crotone sotto ritmo, soprattutto nel secondo tempo. È un calo inaspettato o bisogna ancora trovare la forma? <ride> Io eh, mi dispiace, non riesco a parlare di condizioni, non riesco a parlare di. di, di eh, di, 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 di cose diverse da quelle che potevano essere le insidie o eh, gli interrogativi di questa partita. Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà, sappiamo anche che non possiamo spingere sempre, soprattutto in questo momento. Eh, probabilmente eh, tutti quanti avete... Eh, negli occhi eh, la, la squadra che era a marzo nella, nella condizione fisica, nella condizione psicofisica, ce l'avevo anche io e io sicuramente non posso assolutamente eh, dire che potevamo essere quelli. Quindi eh, è normale che appunto, dopo tanto tempo si ritorna a giocare, è normale che è una squadra che ha palleggio, è una squadra che domina sempre il campo in entrambe le fasi, possa avere eh, in questo momento del campionato delle fasi alterne. Questa pure quali segnali regala di buono questa partita e cosa c'è da migliorare? Beh, è un punto, eh, c'è una partita in meno da qua alla fine, eh, c'è una partita in più sulle gambe. Sicuramente migliorerà eh, e dovremo migliorare la condizione fisica. Eh, a livello tecnico, la, la gestione della palla possiamo essere molto più bravi. Aveva detto che sarebbe stato importante non sbagliare. È proprio qualche errore di troppo che vi ha puniti? Beh, noi sappiamo che abbiamo sbagliato nel, nel, nel frangente del gol, eh, sappiamo anche che però abbiamo fatto delle cose importanti, eh, delle bellissime cose. E quindi lavoreremo per migliorare le cose belle e, e lavoreremo per avere più attenzione su, sulle situazioni dove magari potevamo essere più bravi, vedi l'azione la, del gol. Una volta Dorenti in una buona partita è stata la difesa un po' statica rispetto agli altri reparti. Che sembra aver subito il maggiore dinamismo degli attaccanti ospiti è normale. Per caratteristiche fisiche, era normale magari con l'andare del tempo subire qualcosa, ma abbiamo subito. Praticamente mai eh, c'è stata una disattenzione mi pare nel, nel primo tempo su una pala laterale in, in una non marcatura, poi per il resto è normale amministrazione. Eh, è normale che quando ti mettono la palla alle spalle eh, vai un po' in difficoltà. Noi sappiamo lavorare in, in un certo modo, eh, è chiaro che se non hai la condizione fisica diventa più difficile per fare partite di questo livello. Il caldo ha creato sofferenze? Ma io penso di sì, eh, probabilmente magari con, eh, con un orario diverso forse potevamo avere un pochino più eh, la sensazione di, di benessere, anche se poi eh, vado a, a, a fare magari una considerazione più che altro su, su quello che oggi è la prima partita dopo tre mesi e, e quindi più che altro un aspetto magari di, di condizione. Da domani subito testa già Perugia, mancherà Barberis per squalifica ma recupererà Messias. Conto di recuperare anche qualche ha cercato? Eh, vediamo, vediamo in questa settimana, eh, probabilmente qualcuno, qualcuno riusciremo a, a recuperarlo e, e poi cercheremo di pensare a come sostituire Barberis.